Paola. È già arrivata. Lo so. Ciao Lilia, come ciao, stai? Car- bene, è arrivata alle 8:20. Allora ce l'abbiamo fatta, quando è stato rimandato? Al 20 maggio 2014. Poteva succedere che uccidano due o tre poliziotti in borghese, oppure, come è successo adesso, non uccidono la polizia. Avevano avuto sentore che ci sarebbe stata una visibilità della cosa. Dove sei andata stasera? Se avessero cucciato in casa? Non ci voglio tanto pensare. Non ci voglio tanto pensare. Notizie della nuova casa di cui sei già assegnataria? Ciao. Okay. Voi come evolve la situazione a Milano per quello che riguarda gli sfratti? La situazione a Milano è drammatica, ci sono più di 12.000 sfratti, 25.000 persone in graduatoria in attesa di un'assegnazione pubblica. A gennaio del 2013 dalle offerte le assegnazioni sono state 160, a gennaio 2014 a Milano sono state assegnate 48 alloggi pubblici, ci sono più di 550 famiglie che da tempo sono state già riconosciute assegnatarie di un alloggio pubblico, ma che non hanno ancora avuto un'offerta, nessuna offerta abitativa. La metà di queste famiglie sono famiglie che hanno già subito lo sfratto, sono già state sfrattate, sono già in strada e sono tutte in attesa, ripeto, in alcuni casi anche da un anno, di avere un'offerta abitativa. E quindi anche una soluzione temporanea, tampone, come potrebbero essere i ricoveri provvisori, alberghi o quant'altro, sono assolutamente insufficienti. Abbiamo quasi 7.000 alloggi pubblici iscritti. Sono circa 3.000 alloggi del Comune di Milano e circa 3.008 alloggi dell'ALE di Milano, cioè dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari, che potrebbero essere messi nel circuito dell'offerta in tempi anche abbastanza rapidi. E perché non succede? Questo non succede, bisognerebbe chiedere ovviamente ai soggetti che hanno compito e competenza, bisognerebbe anche prevedere delle procedure più veloci di assegnazione, procedure più veloci anche di esecuzione di alcuni lavori minimi, bisognerebbe anche prevedere magari delle modalità anche più veloci e più rapide rispetto a questi tipi di interventi che sono quelli che necessariamente e obbligatoriamente vanno fatti.